Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Benvenuta agli Odoo Days Italia. Grazie. Bravo, ok. Vedi. Io faccio qualche battuta così, giusto per stemperare. Per farmi agitare di più. No, ma dai. Il tuo talk è Deliverable. Deliverable. Is Odoo. Yes. Thank you. Bye. Buon lavoro. Grazie. Allora, vediamo. Perfetto. Bene, io sono Mimma Loconsole e ricopro il ruolo di team leader, analista funzionale nella famiglia di Apulia Software. Nel tempo che avrò a mia disposizione, ok, funziona, sì, vi illustrerò come in Apulia Software stiamo cercando di digitalizzare l'intero processo di realizzazione dei deliverable dei nostri clienti, permettendo così loro il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Mi sentirete ripetere molte volte durante questo talk i termini deliverable, desideri, desiderata. Però cosa sono questi desideri? Chi è che non ha desideri o sogni nel cassetto da realizzare? Chi non ne ha, beato lui. Vuol dire che ha tutto ciò che lo soddisfa nella vita, invidiato. Tutti gli altri, me compresa, che i cassetti sono tutti pieni, stracolpi, non ne ho più a disposizione, o dove metterli, rientrano in quella la stragrande maggioranza di persone, di soggetti che quotidianamente avvertono una mancanza di un qualcosa che, se ottenuto, risulta gratificante nel proprio percorso di vita. Questo giusto per scomodare qualche personaggio famoso con varie teorie di desiderio uguale a percezione del soddisfacimento. Dunque, in questo, se vogliamo, diciamo, soffermarci però pochissimo sul termine desiderio, questo deriva dal latino, quindi abbiamo una particella privativa de, è un termine in latino sidera. Quindi, ossia, avremo la mancanza, ci troveremo in una situazione in cui non saremo in grado di vedere queste stelle. Stelle viste come un segno di buon augurio, ma anche come un indicatore di rotta, da seguire. Ne consegue quindi una mancanza, un senso di disorientamento nel soggetto che positivamente però riuscirà a ritrovare e a comprendere ciò che veramente serve o gli manca nel proprio percorso di vita. Quindi in Apulia cerchiamo di diminuire, di minimizzare questo senso di smarrimento, offrendo ai nostri clienti un percorso preciso e definito di raggiungimento di questi deliverable e quindi anche appunto dei propri obiettivi. Come facciamo questo? Ovviamente utilizziamo i fantastici moduli, entriamo nel mondo fantastico di Odoo, quindi con i suoi moduli integrati e creandone anche dei nuovi, sempre tutti integrati tra di loro. Vi faccio vedere, entro nel, diciamo, nel concreto. Il nostro fantastico, mega, super, iper responsabile commerciale Mr. Cometa comunica l'ingresso di un nuovo cliente all'interno della nostra società e quindi inserisce un nuovo progetto nel modulo dei progetti e lo comunica al nostro PMO. Il PMO, ovviamente, all'arrivo di questo nuovo progetto, procede alla nomina di un team di progetto e a questi ultimi gli assegna appunto il progetto appena entrato. Il team di progetto è costituito principalmente da un funzionale, un sistemista e un sviluppatore, minimo uno. Il team poi sviluppatore e sistemista formeranno il team tecnico. Il team di progetto insieme al PMO inizieranno un primo percorso con il nostro cliente, quindi fisseranno un primo kick-off conoscitivo con il nostro cliente, appena entrato, in cui verrà spiegato al cliente chi siamo, verrà mostrato, presentato il team di progetto e come operiamo, quindi tutti i nostri processi interni per realizzare gli obiettivi.
Quindi in questo preciso, diciamo, nel primo kick-off, partiremo anche con il fissare una serie di call di analisi, perché sappiamo benissimo quanto è importante comprendere, diciamo, e analizzare il processo aziendale del nostro cliente, appunto per poter estrapolare correttamente i desiderata del nostro cliente. E quindi, questo sì, sì, ok, fisseremo anche quindi questa serie, una serie di call di analisi, e in più in queste call di analisi cercheremo di fissare quindi con loro, utilizzare un approccio più lean, elaborando con loro un modello a tre e un conseguenziale master plan. In queste call di analisi ovviamente cercheremo di essere, utilizzare una comunicazione comune a più soggetti, in quanto sappiamo benissimo che tra più persone, quindi tra un emittente e un destinatario, possono essere utilizzati uno o più linguaggi nelle queste fasi. Ok, cos'è questo modulo a tre? In Odoo abbiamo realizzato un modello, un modulo che produce esattamente questo modello a tre che elaboreremo con i nostri clienti. La funzione è appunto questa di produrre l'A3, e il modulo è integrato al momento con il modulo progetti e business requirement, però diciamo che abbiamo in pianificazione anche di integrarlo con anche altri moduli all'interno. L'A3 è proprio uno strumento che ci serve per definire il percorso di vita del progetto, dalla definizione quindi degli obiettivi alla definizione dei deliverable e quindi alla loro realizzazione. È costituito principalmente da quattro sezioni. La prima, diciamo comunque in alto, avrà una parte dove ci sarà il titolo da associare a questo, alla 3, e verranno indicati gli attori principali protagonisti dell'elaborazione della 3 stesso, quindi sia lato Apulia, che può essere quindi team di progetto, sia lato cliente, quindi uno SPOC, un team, un PM, un IT manager, e quindi verranno indicati e descritti qui. Oppure potranno anche essere inseriti anche dei key user che potranno intervenire nella costituzione nell'elaborazione della 3 stesso. Il primo riquadro è questo a destra, motivi per agire, dove con il cliente stesso, sempre durante queste call di analisi, andremo a indicare il motivo per agire, cioè cosa spinge il cliente, quindi diciamo i suoi mal di pancia, per poter per intraprendere quindi questo progetto e quindi fissare con loro gli obiettivi che andremo a indicare negli obiettivi del progetto stesso. Segneremo anche degli indicatori e dei target che ci faranno comprendere questi indicatori se effettivamente abbiamo raggiunto gli obiettivi progetto, e nel caso in cui durante queste call di analisi si avverte o già si possono definire degli ostacoli che possono influenzare l'intero percorso del progetto, possiamo andare anche a dettagliarli appunto nel riquadro degli ostacoli. Poi il secondo quadrante è quello in basso, sempre a destra, ed è il master plan, ed è il cuore dello strumento della 3, dove andremo a dettagliare minuziosamente quanto possibile tutti gli output che andremo a consegnare al cliente stesso. Output che possono essere l'installazione dell'istanza stessa, o una formazione sui moduli, una formazione generica, oppure anche il dettaglio di uno sviluppo che necessita al cliente per poter procedere nel proprio percorso di processo aziendale. E quindi sarà sotto forma di Gantt, dove avremo delle macro attività, per ogni macro attività il deliverable, e per ogni deliverable indicheremo anche una tempistica, un piano iniziale e anche quello realizzato. La terza parte invece è relativa all'implementazione, ossia ci serve per capire a che punto siamo del progetto, quindi un vero e proprio SAL, quindi uno stato avanzamento lavori, per capire il progetto se si è fermato o sta andando avanti o sta per terminare. E l'ultimo invece è quello, diciamo, conclusivo, dove andremo a inserire l'obiettivo raggiunto, quindi le conclusioni inseriremo qui in questo riquadro, e soprattutto i benefici ottenuti che potranno essere riutilizzati anche in altri progetti, tenuti in considerazione in altri progetti. Bene, quindi poiché l'A3 è è dinamico, sarà versionabile fino alla conclusione del progetto stesso, per cui per ogni progetto sarà associato minimo un A3.
E questo lo possiamo vedere nella panoramica del progetto, dove avremo in alto quindi l'associazione della 3 stesso. Ok. Sempre tornando invece indietro per quanto riguarda appunto la comunicazione, abbiamo deciso appunto di utilizzare con i nostri clienti la stesura di un documento funzionale per dettagliare il minuziosamente possibile il deliverable da consegnare al nostro cliente. Per cui seguiamo un piccolo processo interno nel team di progetto. Il funzionale, in seguito alle call che ha stabilito con il cliente, inizia l'elaborazione di questo documento funzionale, lo verifica all'interno del team di progetto, appunto perché deve essere scritto un linguaggio comune con da più interlocutori, quindi deve essere chiaro al funzionale, al cliente, ma anche al reparto tecnico. Una volta che in questo incontro si verifica il documento funzionale ed è passato, va bene, lo passiamo al nostro cliente per avere da lui una conferma su quello che abbiamo scritto, se è quello che realmente lui desidera. Se ci dà un KO, ovviamente rientra, il giro viene ripetuto finché il cliente non ci dà l'ok definitivo e parte praticamente l'iter di sviluppo del deliverable, che terminerà poi, partirà quindi un altro iter interno del nostro team tecnico, che si concluderà con il rilascio dello sviluppo del deliverable in test interno, e una volta che questo test interno sarà superato, verrà rilasciato al cliente per testarlo. Qui vi volevo mettere una GIF, ma ovviamente si è bloccato tutto il sistema e ho dovuto riscaricare un altro template, perché vi volevo far vedere come all'interno del modulo dei progetti, alla task, noi seguiamo questo percorso che vi ho fatto vedere. Quindi alla creazione della task di deliverable, quindi soprattutto nei casi in cui il deliverable rientra in un sviluppo che richiede codice da scrivere, come può essere una customizzazione, un connettere Odoo con API a un customer care per recuperare tutti i ticket e farli vedere all'interno di Odoo, ad esempio. Abbiamo quindi, in questi casi, prevediamo quindi questa elaborazione del documento funzionale che alleghiamo nella task. Chiediamo al nostro team tecnico di effettuare uno sviluppo, cioè di effettuare lo sviluppo, di chiedere una stima dello sviluppo da effettuare, perché poi ci serve per indicare nel famoso master plan delle date appunto di scadenza da rilasciare al cliente. Quindi il PMO verifica il carico di lavoro del team tecnico e associa alla task una data di scadenza. Inizia lo sviluppo del deliverable e terminerà col famoso test interno che, se superato, verrà rilasciato al nostro cliente. Quindi questo microprocesso ripetuto per tutti i vari deliverable, alla fine mi sono intrippata, deliverable che rientrano nel famoso master plan, ci consentirà di mantenere la rotta definita appunto nel master plan della 3 di progetto e quindi consegnare al cliente quanto da lui desiderato. That's all. Sono andata anche sotto. È finito di riprendermi. In Puglia c'è sempre il caffè di mezzo. Sì, sì. Apriremo un bar. Il problema è che con George Clooney che... Aspetta, dove vai? Non scappare. Mi devi dare il tempo di fare le scale. Non ci sono domande. Ho dato soldi a tutti per non farlo. A me no, però. No, te no. Per cui. Tu me li devi dare. Per cui. Mi prendi il microfono in mano così. Sì, okay. Sì, 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 se devo rispondere. Mi proietti la chat? Però il caffè l'avete fatto, sì, dappertutto. Sì. Tu non hai idea di quanti caffè consumiamo in una giornata. Sì. Oltre gli spritz e i cabernet. Ah, ok, il bot si è bloccato. Che peccato. Secondo me sei stata tu, sono sicuro. Sono sicuro. Da quanto tempo è stato adottato questo metodo e che risultati interni? Cioè, sì. No, i risultati sono positivi. I risultati sono positivi in quanto l'abbiamo progettato da parecchio tempo fa. Quindi faccio finta di non sapere io.
lo stiamo te- sì, no, ti voglio comunicare perché tu effettivamente non lo sai, poi l'abbiamo messo in pratica e stiamo cercando di ampliare diciamo le modifiche per farlo sempre essere più fluido come processo, veloce, rapido, in modo tale che consegniamo ai nostri clienti in tempi precisi, diciamo, soprattutto per rispettare le scadenze, i loro desideri. I loro desideri. Okay. E non solo i loro. Sono di tutti. Va bene. Niente, poi se ci saranno domande che magari adesso non riusciamo a visualizzare, poi le recuperiamo tutte e le pubblichiamo sul portale. No, domande non arrivano. Allora. Pagati, tutto è. Va bene, poi facciamo i conti dopo. Grazie Mimma. Grazie a te. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.